Ehi la ciurma! Io sono Mazzateste e ben ritrovati su Imperator Rome. Questo episodio dovremmo riuscire finalmente a concludere la nostra guerra contro i Seleucidi. Questi recuperano un po' di gente, sì, mercenari. Niente, il nostro obiettivo attualmente da questa guerra è di prendere, a parte le due province che ci servono qui, ma se possibile di farci una striscia di terra che ci permetta di arrivare alla Mauria da sotto. Così da essere un minimo anche collegati qua, da non rischiare che ci sfoci. Tra l'altro non abbiamo pensato al fatto che i Seleucidi potevano arrivarmi qua sotto e non avrei avuto nulla per bloccarli. Oppure no, forse la Mauria è più comodo arrivare da questa parte qua, eh. Perché poi qua sarebbe già davvero più complicato. Vado con questo, allora. Se facciamo che andare più in su, qua. Qua. Preferisco. Magari poi dobbiamo passare di qui. Facciamo un piccolo carpet siege. Allora, no, vabbè, Starving Pop, dopo ci pensiamo. Vai con questo. Peace imminent. 1265 giorni, vabbè, ancora ne abbiamo di tempo. Allora, Ierofante. Non abbiamo nessuno. Non abbiamo più nessuno. Non abbiamo più nessuno, sono tutti reclutati qua con l'esercito. Andate là voi. Un po' di caro vecchio Carpet Siege. Ci sono dei barbari qua in giro per caso, non so per sapere. No. E quattro popolazioni ad Alessandria, cioè ovvio che poi muoiono di fame. Cioè posso anche capire. Dai. Dai che la chiudiamo questa guerra. Se tutto va bene, magari questa è l'ultima guerra che facciamo con i Seleucidi. Dai. Vada. Tre insieme va bene, non ha senso fare... molto il researcher. Dove ne abbiamo uno ancora un minimo decente, perché non abbiamo più persone qua. Allora. Andate qua. Ma queste sono Seleucid Revolt? No, non le ho visti i rivoltosi dei Seleucid, vabbè. Cossioi e lama e dopo
What? Da dove sono arrivati questi, scusatemi? Beh, allora, non vorrei fare... avere altri problemi. Allora, Babylon... ce l'abbiamo. Seleucia, ok. Però il fatto è che vorrei arrivare almeno alla Mauria. Per cui la facciamo così e così. No, ma questi erano i mercenari, sa? Sì. Sì che erano i mercenari. Adesso li tiriamo giù, non è un problema. No, dove credi di andare? Cioè si fa, sì. Oh, vendete qua. Vendete qua. White Peace con Seleuci di Revolt, ok. No, qua abbiamo ancora tempo. Che qua c'è un forte però, eh. Iniziate ad andare sul forte voi. Ce la si fa? Sì. Facciamo passare questi. Arriva il 20 marzo. 22 marzo, ok. Per cui si alternano, non dovrebbe essere un problema. Allora, Shoot for Peace. Mettiamo anche questi. Sì, vorrei prendermi quella striscia di terra là, se possibile. Se ce lo consentiranno. No, se le ucciderei a volte, non puoi prendermi tu quel forte, ne ho bisogno io. Spero che si tolgano in qualche modo perché... Cribbio, ne ho bisogno. Cos'è successo? Ah, ce l'hanno proprio loro. E quindi non posso neanche più andarci. C'è 5.000 contro 19.000 e vincono, benissimo. Devo togliermi proprio. E su quella roba di... della rivolta dei Seleucidi. Ah no, ho vinto i Seleucidi, ok, ci sta. E
No, nulla, allora concludiamo così. Non ha senso continuare oltre. Prendiamo qua. No, dobbiamo arrivare là, al confine con la Mauria in qualche modo. Il resto non dovrebbe essere un problema. La 22 è vero che prenderemo un po' di aggressive expansion, effettivamente. Dacci tutti i soldi che si può. Sì. E vada così. Ok, quanto prendo di più se metto anche questi? Ok, vabbè, no, dai. Togliamo, restiamo a 22 che ci sta. Ok. La nostra offerta generosa, sì, generosissima. Ok. No, torniamo qua in patria con le nostre truppe. Andiamo un attimo ad Alessandria, che qua dobbiamo trasferire della gente perché muoiono tutti di fame. Allora, dove muoviamo? 41. 41, 41, 41, 42, 42, 42, 42. Bisogna fare proprio un po' di ridistribuzione qua, perché ogni volta sempre lo stesso problema. Meglio? Sì, ok. Non muoiono più di fame. Ah, Singara? Perché muoiono di fame a Singara? C'è tantissima gente qua a Singara, perché? 16, 17, 17, 18, 18, 18. Probabilmente hanno mandato gli schiavi alla città più vicina. Sì, ok. Adesso va decisamente meglio. 81esimo Stratos. E siamo, devo dire, davvero molto più avanti rispetto al discorso di riunire l'impero di Alessandro. Ci mancano un sacco di posti ancora. Susa, Persepoli, Ecbatana, Alessandria Caucaso, Taxilia, Alessandro Limen. Che sono però due. 5 sono dentro la Mauria, ci mancano le altre 3, sono 8, quindi che ce ne mancano ancora. Ah, qua abbiamo per caso finito la nostra tregua? No. Neanche. Fino a quando? Fino al 72, abbiamo ancora 3 anni. Allora ce n'è di tempo qua. Aggressive expansion diminuisce abbastanza in fretta, diciamo, abbastanza costantemente. Questi sono 48.000 e diciamo che non è un'ottima cosa per l'attrito. Allora, farei un po' di forti, quello sì, è una buona idea fare un po' di forti in questa zona, perché allora, qua, no, chiudi. Qua anche direi. No, non voglio due di Tyranny. Vada. Però ci manca l'epiproxeno adesso e mettiamo. È corruttissimo. È quello che abbiamo appena tolto. No, cos'è che stavamo dicendo dei nostri forti qua? Allora, là e là, ok. Facciamo anche qua Babilonia.
E poi vorrei stare difeso anche da questo lato, quindi direi qua e qua forti. E uno qua per bloccare l'accesso. Vada. Ok, abbiamo un sacco di gente che manca di comandante, ma non è gravissimo. Allora, qua mandiamo questi. Poi, allora, i nostri mercenari dove sono finiti i nostri cari mercenari? Erano qua sopra, mi pare di averli lasciati. Sì, questi stavano a Palmira, li rimandiamo a Palmira. Le troupe direi che possono stare più o meno dove stanno adesso. Questi 28.000, vabbè, li faccio tornare verso la Grecia. Ok, che ci frega a noi. No, questi sono quelli di... A Breslagide, scusa. Non è un pretendente, scusa. Ma non mi è più... Non mi è più infedele. No. Strano. Strano assai. Allora, muoviamo lì, quelli abbiamo detto che li stiamo spostando. 20.000 li mandiamo qua. 20.000 a Babilonia ci sta. E... Beh, altri li tengo là vicino. Tanto presto o tardi dovremo fare la guerra contro la Mauria. Meglio presto. Che tardi. Dobbiamo forse picchiare qualche stato piccolo, eh. Inizia a mancarci un po' la gente. Dovremmo fare guerra... Ah, se la ucciderei a volte, eh. Mi sa per arrivare a Kossioi. Quattrocentotrentuno coorti hanno. Sarà la guerra più difficile di sempre. E non possiamo fare alleanza con nessuno perché non c'è nessuno che è forte quanto noi. È in guerra contro della gente insulsa, immagino. Sì, è in guerra contro quegli staterelli là. Come facciamo ad avere... Cioè, a riuscire a vincere una guerra contro la Mauria? C'è una cosa così grande, così vasta. Rispetto a noi, cioè, noi siamo niente. Quante città? 956, noi non abbiamo neanche 600, mi pare. No, infatti, ce ne mancano 4 per essere un impero. Ok, siamo arrivati al massimo della nostra manpower. Cribbio. Una bella fregatura. A che punto è la nostra annessione di Dodecas Koinos? 80... 15 anni. Mannaggia, cioè appena prima che finisce il gioco riusciamo. Quanto abbiamo ancora? Più 17. Non è che guadagniamo poi tantissimo per poterci permettere di avere 600 coorti da muovere contro la Mauria in questo momento. Mi sa che dovremmo ulteriormente espandere il nostro confine prima di poter andare contro di loro. Magari andare contro Cipro o altra gente di questo tipo.
Tra l'altro c'è tutto in subbuglio. Roma che si sta espandendo mica poco, eh. Ancora solo 291 città, ma 298. Noi siamo sempre molto indietro, eh. Rispetto agli altri. Total scoring pop happiness 12-12. Avremo una situazione di partenza più fortunata, forse. Boh. E niente, qua è ora solo da aspettare. Aspettiamo sti forti, aspettiamo di poter far guerra contro la rivolta Seleucide. Comunque abbiamo una tregua fino a 74, ok, quindi 4 anni. Ah, o iniziamo a commerciare con tutti e dare risorse a tutti per poterci pagare l'esercito, perché come ci andiamo contro uno che ha tanti soldi quanti noi e tante corti quante noi? E di tecnologia come sono messi? 19, 20, 21, 19. Sono leggermente più indietro rispetto a noi, ma neanche troppo. Sono troppo grandi. Sono troppo grandi, come cavolo faccio a picchiarli? E saranno tante guerre difficili, non sarà una sola. Ne faremo una, riusciremo a vincere, prendiamo un pezzetto, ce ne sarà un'altra super mega difficile, prenderemo un altro pezzetto. Per riuscire a mangiare metà della Mauria. Quelle tre là in fondo mi sa che non le prenderemo mai. Queste due forse prima della fine del gioco riusciamo. Quelle tre là sarà davvero 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 ardua. Cioè teoricamente dovremmo partire adesso con la guerra. Per riuscire a farcela. Ma come facciamo? Come possiamo? No, ci prepariamo per il 74 con la rivolta Seleucide. Così poi dopo andremo contro Kossioi. Che è alleato di Armenia e Partia. Magari Kossioi quella là sotto ce la dà anche senza colpo ferire, eh. No, non è sotto, tra l'altro. Devo arrivare fin lassù per prenderla. Ah no, in Partia adesso? Oh, santi numi. Ecbatana, in Partia. Uff. Dovremmo fare una guerra seria con loro. Cioè prima con la rivolta Seleucide. Poi contro Kossioi. Vada. Dai, gli mando tutto e boh. Ah, tra l'altro avevamo detto, no, che questi 28.000 li mandavamo di nuovo in traciala. Vai. Allora. Qua su. Vai. Facciamo un po' di soldini in più al mese. Non è che siamo poverissimi, ma neanche messi poi particolarmente bene in questo momento. Primo ottobre 72, qua invece ci sarà ancora parecchio tempo, vero mi sa? 77, sì.
Perché tutto questo tempo? Oh. Macedonia quasi non esiste più. Non abbiamo nessuno da mettere, solo questo qua da due. Che fregatura. Ah, abbiamo sconfitto dei pirati così en passant. Ce ne sono altri là in realtà. Oh, non sarà per niente facile, ma diciamo che anche per questo episodio può essere, può bastare. Ci vediamo nel prossimo, in cui ragioneremo un po' sulle nostre prossime mosse. Ciao a tutti e buona giornata.